Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Allora ragazzi, oggi è mattina presto, sono le ore 7:30, quindi mi sono svegliata molto presto, mi sono già vestita perché questa mattina ho intenzione di igienizzare, di pulire tutto il piano centrale di casa. Allora, premetto ragazzi, oggi è un po' nuvoloso, infatti non c'è molta luminosità in casa, però ci adatteremo, quindi perdonatemi se magari le riprese non sono delle migliori. E niente, però comunque stamattina, quindi vi dicevo che devo dare una sistemata generale qui al piano centrale di casa e poi vi mostrerò un nuovo metodo per pulire tutte le superfici. E quindi lo prepareremo insieme e poi ci metteremo appunto in ogni stanza, farò varie stanze, mi sposterò e puliremo diciamo in via generale. Quindi io non mi dilungo ragazzi, anche perché sono ancora pure un po' assonnata e mi metto subito al lavoro. Andiamo! Allora ragazzi, andiamo a preparare la nostra soluzione per pulire tutte le superfici. Allora stavolta utilizzeremo questo abbinamento, bicarbonato e scagliette di sapone di Marsiglia. Sono entrambi logicamente naturali e si sa, il sapone di Marsiglia pulisce lo sporco anche più ostinato sia dei tessuti che delle superfici, ma allo stesso tempo rimane delicato, quindi non va a danneggiare nessuna superficie e nessun tessuto. E il bicarbonato si sa ha un potere praticamente pulente, sbiancante e igienizzante, quindi oggi utilizzeremo questo abbinamento per pulire e spolverare tutte le superfici. Naturalmente nella bacinella ci deve essere metà acqua molto molto calda, perché l'acqua calda, oltre ad aiutare a sciogliere praticamente questi ingredienti, pulisce diciamo lo sporco se magari avete delle superfici parecchio sporche. Questo è il mio panetto che è diventato a metà e andiamo ad aggiungere qualche scaglietta, un pochino, giusto perché per andare a fare una pulizia e un'igienizzazione di tutte le superfici. A fate un attimino a occhio comunque ragazzi, non è che ne dovete mettere tantissimo. Allora, il consiglio che vi do: se avete delle superfici molto sporche, allora abbondate con il sapone di Marsiglia. Se invece è solo da fare una pulita, un'igienizzazione, basta qualche scaglietta, come potete vedere, eccolo, guardate che già si sta sciogliendo nell'acqua calda, perfetto. E quindi io metto la bustina da 10 g di bicarbonato e qualche scaglietta di sapone di Marsiglia. La nostra soluzione è pronta per andare a pulire tutti i tipi di superfici, sia legno, vetro, specchi, tutto ciò che volete pulire. Naturalmente vado ad utilizzare un panno in microfibra che poi ragazze dovete strizzarlo perfettamente per pulire tutte le superfici in modo che non rimangano aloni o tracce. Questa soluzione naturalmente non deve essere risciacquata, quindi passate una o due volte in base al vostro sporco. Nel mio caso io passerò una sola passata perché non è che ho casa sporca, vado solo a rimuovere un po' di polvere e a igienizzare. Iniziamo dalla camera da letto.
la camera tutta perfettamente pulita, ho spolverato e ho passato l'aspirapolvere e ho lavato per terra, ho cambiato anche le federe dei cuscini, questa non era la settimana del cambio del letto, quindi ho solo semplicemente cambiato le federe, adesso sto facendo arieggiare tutto, adesso ci spostiamo in bagno. Ho messo la biancheria pulita, adesso diamo una pulita generale al bagno in maniera veloce. Anche quest'altro bagno, ragazze, velocemente, non ho fatto la ripresa perché altrimenti il video viene lungo, perché adesso ci focalizziamo anche di là al salone, finiamo di fare qui il corridoio. Ok, questa zona di casa è completata, adesso ci focalizziamo qui al salone e alla cucina.
ragazzi, pulizie terminate. Con le cose, diciamo, non l'avete viste perché non mi andava di fare un video proprio troppo lungo, perché più che altro questo video era dedicato al fatto di mostrarvi la nuova soluzione per pulire e detergere, diciamo, tutte le superfici. Mi è piaciuta tanto perché questa comunque, ragazzi, è la prima volta che la utilizzavo. Ho sempre utilizzato la soluzione abbinando le scaglie di sapone di Marsiglia in altro, ma l'abbinamento con il bicarbonato non l'avevo mai fatto. Mi è piaciuta tantissimo, pulisce bene e non è aggressiva sulle superfici, infatti potete veramente pulirci di tutto. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che rimane questo profumo di pulito all'interno degli ambienti e vedete proprio le superfici belle lucide, cioè vi dà questo proprio senso di pulizia e di igiene. Quindi è una soluzione che vi consiglio tantissimo, provatela e poi fatemi sapere. Se qualcuno poi deve pulire un qualcosa proprio di sporco più ostinato, basta che va a maggiorare il quantitativo delle scaglie di sapone di Marsiglia e e la soluzione così diventa ancora più potente, diciamo così. Niente ragazzi, allora arriviamo alle conclusioni. Spero come sempre di avervi dato motivazione, di avervi consigliato, di avervi tenuto compagnia. Lasciatemi un pollicione in su per supportarmi. Chi mi vuole seguire su Instagram mi trova sempre come FedericaSweet02 e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un bacione, ci vediamo presto con un nuovo video.